Quindi vennero a cercare, andai a fare le prove, andai a suonare con un complessino che tutti i giovani tranne il capo orchestra che era un pochettino più anziano. E abbiamo fatto questo complessino, dopo 3-4 mesi, i Wonders, mi ricordo il nome che non so neanche bene che cosa voglia dire i Wonders, e siamo andati a suonare, abbiamo suonato per 2-3 mesi, qua e là, andavamo a Scandiano, a Pavullo, così, solo che una sera mi sono, diciamo così, preso un po' giù con il direttore, capo orchestra eccetera, e ho smesso di suonare. Il giorno dopo che ho smesso di suonare sono andato a ballare all'Eden, c'era un locale a Modena che era molto famoso a quei tempi, e sono andato a suonare a ballare all'Eden, e a suonare c'erano i Nomadi. Allora, siccome mi piaceva sto complesso, cioè la prima volta che lo sentivo chiaramente, e ho passato quasi tutto il pomeriggio a ascoltarli. Sarà stato un caso, le coincidenze della vita. Il giorno dopo ero a casa, ho sentito suonare il campanello, sono andato a aprire e c'era Beppe Carletti che è venuto. Gli avevano dato il mio indirizzo, c'era un chitarrista argentino che il loro chitarrista che c'era quel giorno che io li ho sentiti era partito per militare. Così abbiamo parlato, siamo andati a fare le prove a Novi, la cosa andava bene sia a loro che a me, e così siamo partiti. Facciamo praticamente la Toscana, il Veneto, parte della Lombardia, l'Emilia Romagna tutta, e da lì abbiamo cominciato a fare, poi facevamo l'Eden di Modena che era il locale più importante della città, e lì poi che venne il gestore di Levico, venne a Modena con un incontro, un appuntamento con il nostro impresario per cercare un complesso per fare 2 mesi su a Levico di Trento, che non sapevamo niente, ma quello sarebbe stato il nostro successo, la nostra pedana di lancio, diciamo così. Siamo andati, infatti abbiamo concordato, siamo andati a Levico, abbiamo fatto 2 mesi suonando tutte le sere, e anzi la domenica suonavamo anche il pomeriggio, perciò abbiamo suonato 68 volte di seguito senza fermarci. Quando eravamo arrivati al punto che non c'era neanche bisogno di dire la canzone che suonavamo, perché bastava che ci guardassimo, che eravamo talmente affiatati tra di noi, ma talmente affiatati che le canzoni ci venivano così, insomma, e hanno cominciato i giornali, sono arrivati i Capelloni, sono sbarcati i Nomadi a Levico di Trento, e tutte queste cose che i giornali pubblicavano. In questo locale tutte le sere, non era grandissimo, però era pieno, imballato tutte le sere, un successo, ogni sera praticamente era un concerto, anche se noi suonavamo dalle 9 di sera fino all'1 del mattino, cioè non è che facevamo 20 canzoni, cioè andavamo avanti 4 ore. È da lì che è nato, secondo me, credo di non sbagliare, l'interesse di Corrado Bacchelli, che fu il nostro produttore, a proporci un provino da fare con una casa discografica, il che noi non credevamo ai nostri occhi, ai nostri orecchi in questo caso. E abbiamo accettato, siamo andati là, abbiamo provato, ho fatto queste 2 canzoni che erano poi Donna la prima donna e Retro giorni tristi, e che inizialmente veniva poi distribuito solo nelle zone dove eravamo conosciuti. È nato il primo contratto con la EMI italiana, che allora noi incidevamo per la Columbia, con l'etichetta Columbia, e da lì è nato poi l'idea di
come potete giudicare, che fu il nostro secondo disco. Ma Totò abbiamo avuto quasi nessun rapporto, l'abbiamo incontrato per caso, perché si girava un film a Roma, noi eravamo a suonare al Piper, abbiamo visto Totò ma non ci siamo neanche parlati. Sapevamo che in quel film lì ci doveva essere Totò, ma è iniziato e finito lì il rapporto, perché non ci siamo neanche... Lui non ci conosceva, noi lo conoscevamo chiaramente, perché Totò era già famoso, ma non, dopo ci hanno detto nel film c'è anche Totò, perciò il rapporto con Totò quasi niente. Fellini ci portò il nostro produttore, Corrado Bacchelli, un appuntamento, e sembrava che si dovesse fare un film. E allora a quei tempi si parlava che l'attore principale fosse Peter O'Toole, ma non si sapeva bene che film. Allora abbiamo avuto questo incontro con Fellini, abbiamo parlato un po' del più e del meno, perché lui più che altro ci misurava la febbre, nel senso che ci faceva un po' parlare per poi trarre le conclusioni, vedere la possibilità di inserirci in questo tipo di film che lui aveva in mente. E non so se poi abbia usato un filmato o meno, so che qualcosa è uscito in un film di Fellini, però non perché noi l'abbiamo girato direttamente con Fellini, ma sempre per i filmati utilizzati. E non eravamo mai stati in un contesto del genere, e per noi era una cosa nuova, cioè avvertivamo fior di pelle che stava succedendo qualcosa con il primo Cantagiro. E inconsciamente, ma anche consciamente, pensavamo questa è la nostra occasione. C'era un orario di partenza, ogni giorno si faceva una città, però aveva molte ore libere, nel senso che poi alla notte si andava sempre a letto tardi, per cui al mattino si dormiva. Poi c'erano sempre le prove per la regia televisiva tutti i giorni, e nel posto dove si arrivava, a parte la trasferta che a volte era breve, ma a volte non era poi così breve, cioè magari 150 km eccetera, a seconda della città dove si andava. E nel primo Cantagiro c'era proprio il girone dei complessi, e allora eravamo 10 complessi, tra cui c'erano i Corvi, c'era i Rox, l'Equipe 84, e c'erano i Camaleonti, i Tic, e così ci si conosceva tutti, ciao ciao come stai, il saluto, così. Qualche volta capitava anche che mentre uno provava quell'altro era giù, si facevano due chiacchiere eccetera, ma proprio amici, insomma non c'era una frequentazione per cui si diventava amici, insomma trovavamo delle zone che la gente era tutta per strada ed era molto bello, anche perché tutti gli applausi eccetera, e così. C'era in certe altre zone che addirittura non volevano vedere i cappelloni, e ci hanno anche un po', diciamo così, se non minacciato quasi, ecco, cioè nel senso un po' maltrattati, diciamo così. Sempre dalla Svizzera siamo andati a suonare una volta a Winterthur, su da Zurigo, da quelle parti lì. E dopo che avevamo suonato, che era un po' un club per italiani, però non italiani che si aspettavano di sentire O Sole Mio o che ne so, cioè italiani immigrati, non era certamente il genere che noi facevamo, cioè noi avevamo tutto un altro genere. E dopo che abbiamo fatto la serata, mi ricordo, siamo andati in un locale, andiamo a bere una birra così, e poi ci hanno... come siamo entrati ci hanno detto alt, un tizio che era lì. E dove andate? Andiamo a bere qualcosa. E siete italiani? Sì. Venite con me. Ci ha accompagnato fuori, c'era un cartello scritto in tedesco che poi sono stati tolti.
vietato l'ingresso ai cani e agli italiani. Ce l'ha tradotto lui perché era scritto in tedesco e così ci siamo rimasti. Io che poi sono sempre stato un litigone, nel senso che ci mettevo 2 secondi a montare su, come a Udine o Pordenone era, c'era la fiera di Pordenone e siamo andati a suonare a questa fiera, già eravamo abbastanza famosi. E bella serata, successo, tutte le ragazzine lì attorno, eccetera. Poi, finita la serata, autografi a destra e a sinistra come al solito, tutto bene. Sono andato per incassare i soldi, c'era un ragioniere della fiera incazzato, che era nero con un cappello da prete, non so perché, poi dopo l'ho saputo perché. E mi paga senza dire bravi, è andata bene, che ne so, e niente, mi paga, vado via, grazie, arrivederci, lui non mi ha neanche salutato e sono andato via. Mentre stavamo per andare via e già pronti per montare in macchina per partire, arriva sto ragioniere e dice: oh, proprio con il gesto così, c'è da pagare le bibite lì. Nessuno ci ha mai fatto pagare una bibita al complesso, l'orchestra, il cantante, insomma, cioè non esiste, cioè non ci pensavamo neanche, non era cattiveria la nostra. Ho detto io, ma guarda che le bibite di solito ce le offrono, quella, questo qui mi fa, al massimo vi posso offrire il barbiere. Beh, io a quel punto lì non ci ho più visto, perché c'era Augusto di fronte a lui che gli ha detto questa cosa, io ero di fianco a Augusto, ho tirato via Augusto e gli ho mollato un caffè. Falsi sospiri di becchini, suonatori d'organino.